In questo video tutorial vi faremo vedere come modificare una traccia MIDI di batteria, cercando di avvicinarci per quanto possibile al suono di una batteria acustica. Sul nostro programma ci sono tre tracce: la base, la batteria acustica premissata e la traccia MIDI della batteria acustica. Per iniziare carichiamo tre banchi di batteria. Uno è Pop Kit, preso dall'ESX24 di Logic. L'altro è GM Kit da Battery. E infine Simon Phillips da Artist Drum. Ascoltiamo il nostro MIDI file sui tre plugins. Iniziamo dall'ESX24. Ora Battery. Ora Artist Drum. Ascoltando, il tutto non è proprio bello, nel senso che ogni strumento esegue qualcosa bene e qualcosa male. Mentre Artist Drum è quello che se la cava peggio, cosa da attribuire ai riverberi insiti nei campioni. Iniziamo proprio da quest'ultimo. Mettiamo in solo la cassa. C'è un riverbero lunghissimo, che per un pezzo lento potrebbe anche andar bene, ma non con i nostri 120 bpm. Con la funzione Volume Envelope andiamo a ritoccare la lunghezza del campione, in modo da rendere il suono più netto, senza riverbero. Ora facciamo lo stesso con il rullante. Andiamo avanti nel pezzo dove c'è un fill con i tom. Mettiamo a posto anche questi ultimi con lo stesso sistema. Ascoltiamoli con il tutto. Tiriamo un po' su la velocity. Ora la nostra batteria inizia ad essere ascoltabile. Per ottimizzare ancora di più il tutto, dovremmo iniziare a separare le nostre tracce. Su Logic, per le tracce MIDI, c'è una funzione Demix by Note Pitch. Questa funzione divide la nostra traccia MIDI in tante tracce. Ogni nuova traccia conterrà solo uno strumento. Ecco la cassa, il rullante e così via. Ora conviene rinominarle. E a questo punto possiamo assegnare anche diversi plugins per ogni singolo strumento. Oppure, come in questo caso, passiamo in audio le cose che ci convincono. Per esempio il Charleston, i piatti e i tom. In Logic, una volta messo in solo la traccia che vogliamo passare in audio, basta, sotto File, fare Export Region as Audio File. Esportiamo. Ora creiamo delle nuove tracce audio e sostituiamo le tracce MIDI con quelle esportate. Ora ascoltiamo la nostra batteria con la base. Iniziamo a scegliere un suono migliore di cassa.
Cerchiamo il suono della cassa in battery. Carichiamo un kit e ascoltiamo con la base fino a quando ne troviamo uno che ci convince. Questa cassa sembra suonare bene. Mettiamola in solo. Su Battery possiamo equalizzare il singolo campione. Scegliamo l'equalizzatore appropriato. In questo caso basterà un due bande. Ed equalizziamo. Ora ascoltiamo con la base. Passiamo in audio anche la cassa e sostituiamo la traccia. Ora cambiamo il rullante. Carichiamo un altro banco da Artist Drum. Proviamo a modificare questo rullante. Accordiamolo un po' più acuto. Come al solito, leviamogli del riverbero. Ora passiamo in audio anche il rullante. Non ci rimane, se vogliamo, che aggiungere un riverbero, per esempio proprio sul rullante. Carichiamo su un bus di Logic Space Designer con una big drum stereo da 1,170 secondi e ascoltiamo. Ora abbiamo tutto separato, per cui sul nostro mixer sarà molto facile bilanciare, riverberare o equalizzare qualsiasi pezzo della batteria. Per far suonare bene delle tracce di batteria MIDI va fatto un lungo lavoro. E purtroppo capita davvero di rado di aprire un plugin e sentire tutto a posto. Comunque alla fine la fatica dovrebbe essere ricompensata.